Siamo in un momento di grandissime trasformazioni uh, in ambito assicurativo e nell'industria contorno. Uh, queste grandi trasformazioni sono fondamentalmente uh, spinte mosse dai nuovi abilitatori tecnologici e quello che più conta diciamo, in questo contesto è che questi abilitatori tecnologici che hanno una diffusione a velocità esponenziale, in realtà si combinano fra di loro in formule e moduli del tutto inediti. Quindi in un contesto in cui non è più sufficiente avere delle competenze di tipo verticale sulle tecnologie, diventa sempre più importante per le compagnie assicurative capire come la combinazione di queste tecnologie abiliti a dei modelli di servizio all'ingresso in ecosistemi e a posizionamento nella catena del valore del tutto differente. Nel contesto di trasformazione la rilevanza dell'IoT diventa l'elemento centrale. Possiamo dire che l'IoT è probabilmente il singolo più importante fattore di cambiamento della compagnia assicurativa e quasi il preludio di una rivoluzione industriale tutta interna all'industria. Perché è così rilevante l'IoT? Perché di fatto permette di spostare quello che è il posizionamento tradizionale della compagnia assicurativa dalla gestione del rischio alla mitigazione del rischio, l'idea di potersi spingere in quella fase in cui il rischio si forma o in qualche modo anticiparne eh, la formazione stessa e quindi vuol dire andare a lavorare al cuore primario del bisogno uh, dell'assicurato dove il bisogno primario è quello di muoversi in sicurezza quello di vivere con tranquillità la propria vita e quello di ottimizzare quelli che sono gli utilizzi e i consumi della propria casa. E quindi l'IoT eh, permette alla compagnia assicurativa, in qualche modo impone alla compagnia assicurativa, di ripensare al proprio posizionamento spostandosi in una zona tutta nuova. E la differenza fra restare dove si è attualmente e spostarsi in questa zona nuova è la differenza fra eh, il saper vincere o rimanere al margine del mercato. Le sfide del futuro sono tutt'altro che semplici, sono sfide legate a velocità, a cambiamento. A nuove competenze, ma per poterle vincere in maniera fondamentale è necessario non sottostimare la portata del cambiamento. È necessario entrare in una nuova stagione fatta di scouting, fatta di ricerca, fatta di prototipazione, fatta di misurazione, fatta di determinazione e soprattutto fatta di co-sourcing. Una parola del tutto inedita nel mondo assicurativo: l'idea che le soluzioni non sono o dentro o fuori, ma sono sempre più fatte formate in un gruppo virtuale allargato di competenze che sono messe a servizio del bisogno e della soluzione che la compagnia assicurativa va cercando.